Rieccoci. Ah, Suma fa l'esoterico, fa il cabalistico, fa lo scaramantico. No, volevo solo, visto che ho detto questa mattina e lo ribadisco, c'è solo Salernitana Milan, parlare di Salernitana Milan, quindi di questo campionato, perché stiamo facendo un campionato. Un campionato che ci vede in attesa del recupero di Bologna Inter in testa alla classifica. E quindi varrebbe la pena, secondo me, quando tu sei in testa alla classifica, anche se l'avversario ha una partita da recuperare, il titolo di testa è presto fatto, conta solo quello. Tutto quello che può essere differito e differibile viene dopo. Quindi stagione 2021-22-22. Allora, ci sono i numerologi, che sono come i, sono una sorta di grafologi della numerologia, che dicono, ma il Milan, quando c'è il numero scomponibile per 11, di solito vince il campionato. È successo nel 55, è successo poi con una pausa evidentemente nell'88, è successo nel 99, è successo nel 2011. Quindi adesso lo sviluppiamo questo tema, è un po' un calembour, ma lo sviluppiamo. Prima lasciatemi introdurre invece i numeri, le statistiche, le curiosità, gli approfondimenti di OneFootball, che è un grande brand, un grande sito, un grande portale e soprattutto una grande app. Scaricate l'app di OneFootball, la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link. Dentro l'app di OneFootball trovate gratuitamente, l'app stessa di OneFootball è gratuita, video, highlights, partite. Le ultime sono state Porto Sporting nel campionato portoghese e un importante Klassiker di Germania. Quindi l'app di OneFootball è gratuita, scaricatela. Dicevo, la cabala, no? Poi c'è un altro dato che leggevo questa mattina sui quotidiani, dice, ma Maignan l'anno scorso ha vinto lo scudetto in Francia, il campionato, ha vinto la Ligue 1, e l'ultima volta che il Lille aveva vinto la Ligue 1 era stata nel 2011. Lo stesso anno in cui il Milan ha vinto il suo ultimo campionato, ricorderete, 2010-2011, l'anno con Massimiliano Allegri in panchina. Ora, io non so se bastano queste facezie per avere la meglio di una squadra fortissima, su una squadra fortissima come l'Inter, non lo so. Però l'anno scorso comunque Lille aveva un avversario mica da ridere come il Paris Saint-Germain. È stato in testa a lungo, poi era stato superato, poi è tornato, insomma, l'andirivieni del campionato. Ora, poi c'è, ci sono tante cose, no? Nel 99 c'erano Salernitana Venezia, ci sono anche quest'anno in Serie A, c'era Oliver Bierhoff, qui c'è Olivier Giroud, quindi sono tante cose, però ragazzi non basta. Noi, perché noi riusciamo da due anni a questa parte a fare di più rispetto a quello di cui siamo accreditati? Certamente c'è una componente di sottovalutazione degli opinionisti, certamente c'è una componente di sottovalutazione dei media, non dei grandi editorialisti, dei media in generale, quelli che colano la pasta tutti i giorni, non dei grandi editorialisti che hanno grandi visioni e che del Milan si sono perfettamente accorti. Quindi c'è un clima generale di sottovalutazione. E probabilmente la nostra non è ancora la squadra più forte del mondo, anzi certamente non è la squadra più forte del mondo, però il Milan, ci sono le squadre che danno quello che hanno, squadre che danno meno di quello che hanno, squadre che danno un po' di più di quello che hanno. Noi diamo un po' di più di quello che abbiamo, certamente. Perché? Perché siamo gruppo, perché troviamo motivazione, perché ci aiutiamo. E in questo clima ci devono essere anche tifose. Quindi, lo dicevo questa mattina, rincaro la dose. Il generatore, facciamolo di motivazioni, di incitamento, di carica, di fiducia, non di problemi, di dubbi. Avevo un editore che aveva un'espressione, ma non ve la giro perché è brutta da dire, in onda, su chi emette dubbi, non so se ci siamo capiti. Ecco, quindi ragazzi, veramente, poi non dico che i dubbi sono sempre l'esercizio del dubbio, è un momento di razionalità, di analisi, quindi il dubbio è sempre figlio di un ragionamento, per cui non dico che abbiate torto, che sia gratuito, però ecco, ci sono dei momenti in cui è meglio evitare di emettere dubbi, dico elegante, no? E magari concentrarsi sulle cose più importanti. Però questo ce lo siamo già detti, non voglio ripetermi. Ora, dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare che veramente il nostro obiettivo è migliorare i 79 punti dell'anno scorso, veramente il nostro obiettivo è migliorare i 36 punti del girone di ritorno dell'anno scorso, veramente. Per farlo però
abbiamo bisogno di tutti, di voi, di tutti i nostri giocatori, nessuno escluso, e di tutti voi, voi compresi. Attenzione, c'è un altro aspetto su cui concentrarsi, che è quello di decidere che cosa fare da grandi, perché sapete che a Milan TV ogni volta che andiamo in onda, ad ogni trasmissione c'è la diatriba tra me e Luca Serafini, perché Luca Serafini ha il voltaggio scudetto acceso da sempre, dalla prima giornata, lui punta allo scudetto, vive per lo scudetto e pensa allo scudetto. Invece per quanto riguarda il Milan, per quanto riguarda me, io penso sempre molto ai primi quattro posti e continuo a guardare i punti di vantaggio che abbiamo sulla quinta, che oggi per me è ancora la Juventus, perché l'Atalanta ha una partita da recuperare. In questo momento sulla quinta abbiamo 9 punti e non sono tantissimi. Ora io chiedo a voi, tra chi di voi pensa che il Milan possa vincere lo scudetto? È giusto sognare lo scudetto da una squadra che, della quale si diceva fino a 2 settimane fa, adesso che la Juve ha preso Vlahovic, arriva quinta? Perché non vorrei, perché io conosco il clima, conosco l'ambiente. Alla fine del mercato di gennaio eravamo quinti, sesti, perché la Juve aveva preso Vlahovic. Giusto? Giusto, giusto, giusto. Adesso invece siamo da scudetto. Possibile, dopo 2 partite. Possibile. Eravamo quinti perché loro avevano preso Vlahovic, adesso siamo da scudetto. Possibile. Poi magari siamo vicino scudetto, fallimento. E no. Io dico invece che guardo a stare fra le prime quattro, intanto perché conosco gli sforzi che sta facendo il nostro Milan, la nostra dirigenza, la nostra squadra, la nostra società, i nostri ragazzi. Li conosco bene. E poi perché ai nastri di partenza con Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina con Vlahovic, entrare fra le prime quattro, parlo della settimana di vigilia della prima giornata di campionato ad agosto, era considerata un'impresa. Quindi non voglio mettere le mani avanti, no, non scappo. Però io non sono un ultra dell'andirivieni, non sono uno di quelli che a fine gennaio è tutto sbagliato, tutto da rifare, il 6 febbraio siamo da scudetto, poi se va male 2 partite è un fallimento, tutti via, out qui, out là. No, io cerco di rimanere stabile, piaccia o non piaccia. Quindi dico e ricordo che siamo tutti pronti a sognare, evidentemente, ma dico e ricordo che per come si sono presentate le squadre quest'anno alla lista di partenza, arrivare fra le prime quattro resta una grande impresa. Non perdiamolo di vista questo concetto, perché l'Atalanta veniva pronosticata per lo scudetto, l'Inter per lo scudetto, la Juventus per lo scudetto, il Napoli per lo scudetto, noi ce la dovevamo giocare con Lazio e Roma per l'Europa League. Quindi essere in questo momento in testa alla classifica è qualcosa che i tifosi rossoneri devono tenersi stretti, ma che devono continuare ad alimentare senza zigzag che rischiano di apparire, almeno ai miei occhi di conservatore stabile, un po' isterici, un po' ondivaghi, un po' eccessivi. Ma lo dico evidentemente con tutto l'affetto e con tutto l'amore con cui si può parlare a un popolo bello come il sole, come recita lo striscione, come quello di San Siro, come quello rossonero. Ciao a tutti, a domani.